Giorno ragazzi, ci vuole un giorno, se vuoi continuare, mi rovi le scatole, allora, siamo da Dogen, dobbiamo chiedergli riguardante il regno, che è una specie di zona dove hanno portato nuova, voglio parlare con Dogen, è il mio personaggio Togliti di preferito. mezzo prima che ti faccia Fate. Bella Madonna! Fate, non sono dell'umore, hai il progetto con te? No. E mi serve un È una favore. nuova casa, mi pare. Trovi anche tu sconcertante che io continui a dare senza avere nulla in cambio. Questo è Ti vero. prego. Devo trovare un posto chiamato Regno. È lì che tengono Noah. Il regno. La scomoda verità del conglomerato. Sai dov'è? Correrò per te. 5 anni, senza domande. Dai, Dogen. 10 anni. 20. Sì, e quanto? Non vivrai così a lungo. Alla ricostruzione, scendi sottoterra. Lì troverai il regno. Ma perché sempre roba sottoterra? Sempre qua, sempre lì andiamo a finire. Grazie. Che brava persona. Fate, ci sei? Sì, Plastic, da quanto tempo che non ci sentiamo? Finalmente. Indovina un po', Isabel Kruger non è la figlia biologica di Gabriel Kruger. L'ha adottata. Il suo vero Ma nome è Kathleen Connors. Ma non sei una Connors anche tu? così, me lo dici così? È così, devo parlare con lei. Ma me lo dici così, Ma gioco? credevo che tua sorella fosse. Oh, scusa. Ma così? Ma me lo dico, me lo spiattellano così in faccia? Porca troia, dove dobbiamo arrivare? Aspetta un attimo. Magari ci posso andare qua? Isabel Kruger è tua sorella, Fate. Ma dove mi parla? Ti ha trasmesso la posizione approssimativa del regno. Chi sei tu? Sono Plastic, amica di Fate. Ah, così, non dice Non niente? pensavo che Fate avesse amici. No, grazie, Dogen, sei proprio un... Sei Guarda. anche lei? Fate, confronterò la posizione con le piante cittadine. Forse saprò già qualcosa quando avrai parlato con Isabel. Volevo dire, Kathleen. Ah, quindi dobbiamo andare lì sotto, sul serio? Tutte le piante cittadine. Un giorno dovremo metterci in affari. Vado, Fate, il tuo debito cresce. Resta in circolazione per saldarlo. Ora vado. va bene, dovrei sempre pensare agli affari. Allora devo comunque andare di sotto a parlare con che? Con Kat, come Kathleen? Sì, devo andare lì, ma perché? Aspetta, non posso andare più un po' più vicino, magari. Sì. No, vaffanculo! Che palle! Ma perché, ragazzi? Non posso. Sì, oh, grazie, almeno un po' più vicino, almeno. Eccoci qua, dopo altri mille miliardi di chilometri. Mamma mia, tutta la città a piedi, mi sono fatto. Non c'è. L'hanno portata al condotto poco fa. Ma Dov'è? Dobbiamo salvarla. Ovviamente anche loro avranno scoperto qualcosa. Ma forse no. Forse che non sia ancora la vera. No, dai. Oh. Vattene, Fate. Manderò un No, è la messaggio mia chiaro. sorellona! Allora spara anche a me. Ti avverto, scegli con molta attenzione le tue prossime parole. Lei non è la figlia di Kruger. Si chiama Kathleen Connors ed è mia sorella. E credo che tu lo sappia. Beh, via. Ora so solo che l'aria qua giù mi sta uccidendo. Beh, si assomigliano un po' Quindi perché un pochino. non la fate finita? Per favore! Noah è in un luogo chiamato Regno e devo raggiungerlo. C'è un posto di sopra dove puoi portarla nel frattempo. In questa lotta tutti abbiamo dovuto fare grossi Ma non è sacrifici. vero. Ti darò ciò che vuoi. E sai cosa intendo. Bene, hai tempo fino a domani mattina. Non deludermi. Che pistola strana, però. Però questa Kathleen mi sembra diversa. Cioè, ovvio che è diversa, che discorsi del cazzo. Ce l'hanno fatta un po' più stronza, la mia idea. Ma. Icarus è cresciuto come personaggio molto. Quando l'avevo visto mi stava sul cazzo. Adesso è l'unico che ci rimane praticamente. Dai, apri qua.
Kentucky ha segregato laggiù il conglomerato oltre a Noah. Sono scomparse molte persone negli ultimi anni. Eccolo lì! Uomo, parliamo! Avanti! Quanto è lunga sta missione però? Strano che sia così lunga. Sì, sì, lo so. Sono pronto, andiamo. Icarus, so che sei preoccupato per Noah, ma corro meglio da sola, lo sai bene. E ho bisogno che qualcuno resti qui a badare a mia sorella. Per favore, puoi pensarci tu. Isabel Kruger è tua sorella? Ma sì, ma hai sentito, no? È mia sorella. Per favore, Icarus, non mi fido di Rebecca. Riportalo qui. Icarus, non mi morire però, dai. Dai, non mi morire. Grazie. Ci vediamo presto. Va bene. Dove devo andare? Qua. Che c'è un enorme porta antisfondamento che vedo. Appunto. Oh, aspetta. Ah, così, ma non potevate aprirla prima? Wow, le macchine non hanno segreti per te, Plastic. Non lo so, mi sembra un po' cheesy. Come, cioè, c'è sempre qualcuno che sa, ha accesso a tutte quante le porte di tutto quanto. Mi sembra un po' stupido, però ok. Va bene, dai. Usano molta energia per non parlare dei flussi di dati. Ma scambi di frequenza sono simili a quelli dei nuovi nuclei di sicurezza. Devono essere collegati in qualche modo. C'è il puzzle da fare o c'è semplicemente la porta da aprire? Anzi, c'è la porta già aperta anche addirittura. Ho ancora il progetto della riflessione. Alcuni algoritmi di base sono più vecchi di me. Sono splendidi. Aia, sono fatto malissimo. Boh, sta parte ve la faccio vedere tanto. Te l'avevo detto? Il conglomerato vuole chiaramente che nessuno veda. Va bene! Yui! Allora, faccio così. Oh, l'ho presa, per fortuna, fantastico. Accendi la struttura del regno. Ma io non so cos'è sto posto. Ma sta cazzo di città, quanto va in giù poi? Orca vacca. È enorme. Merda. Ho scoperto un corpo delle nuove antenne. Mmm. Sì, quello c'è. Che cose scopro sulla riflessione e meno mi piace. Ma sì, dai, sarà tipo una cosa. Una rete neurale. Il segnale della riflessione non arriverà a casa mia. Basta questo. Naturalmente. Ho dovuto calcolare la terra. Vabbè, siamo su mille. Rebecca sta trasferendo Isabel in una casa sicura in superficie. Tu sorella non riesce a respirare qui sotto. Ha qualche problema ai polmoni. Minchia, ovvio se usate i gas lacrimogeni su delle bambine, porca troia. Che stronzi. Vabbè. Sono sola. Veramente, guarda. È ovvio che hai dei problemi ai polmoni. Vabbè, siamo per. Salve. Desidera? Aspetta, ma che cacchio fanno questi? Sono qualche esperimenti malefici, malvagi proprio. Proprio cattivi. Mamma mia, dai, andiamo avanti. Questo posto è strano però. C'è un laboratorio sotterraneo nel sotterraneo. Vabbè, vabbè, andiamo, va su. Dai. C'è menaggio, mi sa che sì che c'è menaggio. Però vediamo se riesco. Aia. Vediamo se riesco a buttarlo di sotto magari. Posso fare così? Te! Te! Cadi! Perfetto. Aspetta, vai su qua. Dai, non mi hai visto! Smettila, non mi hai visto. Va bene, vengo su, dai. Salgo. Sì. Sì, sono me. Se ne vada, lei una scappa. Grazie. Due guardie. Allora, cosa devo fare qua? Devo fare così. Ma si può fisicamente fare? Non credo. Vabbè, dai. Lasciamo perdere. Premo E. Di dove in questo tizio? No, adesso non voglio sapere. Che pa... Ma... Non lo so, Non so cosa stanno tramando questi. Vai qua. Come devo tirare giù? Ah, per fare così. Ok. Hoplala. Sali. Poi, devo salire qua sopra.
devo dare lì. Aspetta, fare così. Opla, facciamo così. Perfetto. Sali qua. Mi sembra l'unica cosa da fare. Poi così. Ok. Fantastico. Allora, salve. Proviamo, dai. No! No, 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 no. No, merda. Ok, non ce l'ho fatta, bene, bene. Devo fare un wall ride strano, magari. Sì, devo fare wall ride. Vabbè, proviamo a questo punto. Non serve, non serve fare wall ride. Ok. Ok, mi ha rimesso all'inizio della zona, però sti stronzi, Ma poi che cella è? Cosa succede qui? Fate. Madre? Fate Connors, quasi non ci credo. Madre? Ti ho già vista. Sono all'inizio. Ah no, ok. Ero scienziato alla riflessione. Ma facevo troppe domande e quando hai preso il progetto Kruger mi ha usata come capro espiatorio. Ma la riflessione è solo un nuovo modo ma... per collegarsi a. Aspetta, ma quella è quella del. Ah, è quella. La... Sì, sì, adesso mi ricordo qual è. E poi può persino influenzare le Spectra. Sarà la fine della libertà di pensiero. Sì, sì, quella quando abbiamo rubato la chiavetta. Da quando ottenne gli algoritmi di faccia di tua madre. Devi farmi uscire da qui. Là c'è un'apertura di emergenza. Scusa, cosa hai detto su mia madre? Erika. Oh, eravamo colleghe, sai. Furono le sue ricerche a rendere possibile la riflessione. Perché sei qui? Ma madre, perché allora, perché si chiama Noah? Perché mia madre ha lavorato con Kruger? Per interrogarlo, credo. E senti, io e alcuni altri abbiamo un piano di evasione. Ci aiuteresti? Ma certo, l'apertura di emergenza. Dove? È tipo un gulag sotterraneo. Cioè un gulag, è una galera. Non c'è tempo da perdere. Cerca l'apertura di emergenza. Prendo, premo Bixo. Salve. Andiamo via. Andiamo via, dai. Mi sembra un posto proprio di merda questo. Premo E. Dove devo andare? Gioco. Qui, ok, ok. Ci arriva? Mamma mia. Che posto marcio proprio è. No, 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 non è là. Mamma mia. Mamma mia. Sempre a scappare da gente, Lo vedo, sto bel sistema di protezione. Tiè. Tiè. Ah, bastardo. Dai. Tiè. Tiè. Tiè, così, sul muro. Poi. No, 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 no. Anzi, sapete che vi dico? Io li ignoro. È una perdita di tempo menarmi. Aspetta. Sì, sì, io li ignoro, fanculo. Ciao. Che? Anzi, ammazzo quelli che posso. Però li salto in realtà. Vorrei tanto saltarli. No, 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 non apprezzo la vostra presenza. No, merda, dove devo andare? Giù sulle scale. Scale, scale. Scale, poi di qua. No, no, no. Non mi mento menare tutti. Oh, che palle voi altri, no. Va bene, meniamo tutti allora. Mi avete rotto le palle. Non mi lasciate andare avanti. Te. Te. Bravi, bravi. Picchiate, su picchio te. Aia, aia, bastardo. Come ti permetti? Dai. Ma questi non riesco a picchiare. Aspetta, forse faccio. Aspetta, così. Poi facendo così. Te. Aia. Non faccio in tempo a schivarlo. Maledetto. Mamma mia. Che infame. Ma porca troia, vuoi morire o no? Mezz'ora per menare la gente, dai, andiamo via di qui. Ma sta torturando, no, no! Lei dov'è? Rispondi. Salve, sono io, sono qui. Capisco la tua. La capisco davvero. Fate a un certo no, punto. Sai, no, l'ho apprezzato. L'hanno rasato. Sai cosa? Sapete cosa? No, lo apprezzo perché pensavo fosse uno stronzo. Vorrei anche andare al diavolo. Probabilmente morirà, probabilmente. Sta reagendo agli stimoli. Sì, essenzialmente perché sa che le sue emozioni sono false. Se fosse stato un dipendente, allora non serve più a nulla. Adesso lo fanno fuori. Ecco. Cessazione.
demoliremo la struttura. Ma signore, fallo. Ma come demoliremo la struttura? Picchialo, Faye, picchialo! Scassa qualcosa! Dai, qualcuno deve pur morire! Avanti! Ora ti porto via! Come l'ha detto? Come l'ha detto? E mi sa che c'è morto Noah, guardalo! No! No, 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 no! Niente. Non farmi questo! Sono venuta fin qui per te! Cavolo, cioè comunque siamo passati da un doppiaggio di merda a un doppiaggio più che decente. Fate. Devi avere Fate. No. È morto. È stato Kruger. Questa volta è morto sul serio. Potrà farlo a chiunque sia stata iniettata la riflessione. Ah, bello. Anche a noi se non lo fermiamo subito. Mio, la riflessione? Stiamo andando alla base di Novembre Nero. Vieni con me. Dai, le guardie. Forza. Andate. No. No, non vi terrò impegnati. Devo minarmi con tutti? Dai, che lo faccio, Lo faccio, Mi meno con tutti. Porca troia. No, mi meno con tutti adesso. Vaffanculo. No, non posso. Invece sì. Dai. Dai, ti picchio, stronzi. Non ci siamo proprio, Fate Connors. Ti piacerebbe, Ti è così. E poi ti è così. Picchialo, picchialo, Fate. Perché non lo picchi per bene? La faccio così, allora. Poi c'è questo bastardo qua. Guarda, ti butto addosso il muro così ti stunni. Ma, no, i pugni leggeri non posso usarli. Facciamo così. Abusiamo del salto in alto, del salto in volo. Anzi, faccio così adesso, vediamo se riesco. No, non posso farlo, va bene. Ti picchiano così allora. Nelle gengive. Nelle ginocchia, proprio i calci nelle ginocchia. Ti è. Ok, permesso. Guardate, mi fate una pena questi qua. Dove cazzo siamo? Ah, ok. Ok, adesso capisco. Perché mi ricorda la zona di posta? Oh, santi Dio, che ansia incredibile. No, no, fuori con... Aia. Muri via. Ma qua ci sparano forte però. Ma come? Perché ragazzi, siamo sempre ci sparano sempre dietro. Ci sparano ogni volta. Perché Fate non se ne sta a casa per una volta buona? Ok. Premi E. Per amor di Dio. Oio. No. Sto risalendo. Con calma, Oh, allora stai bene. Grandioso. E no? È morto male. Non ce l'ha fatta. Oh. Oh, come dire, vabbè. Plastic è un mood incredibile. Ti avverto. Varie squadre della Krugersek stanno percorrendo le gallerie sopra il regno. Vabbè. Va bene. Questa non era. Orca troia. Cosa facciamo? Sono proprio io, sì. Guarda, sono famoso, Sono famosissima. Che. È mortissimo. Ragazzi, è mortissimo. C'è questo. C'è questo. È morto. Ma muoiono male questi. Aspetta. Dica! Ha problemi? Vabbè, lasciamo perdere. Quell'uomo lì lo abbiamo. Ragazzi. È morto! E basta, è morto, finito lì, basta. Marcirà per sempre nell'angolo dell'ascensore. Ma perché, ragazzi? Perché? Vabbè, ci stava, dai. Ci stava il bug. Ui! Ok. Fantastico. Ah! Comunque, si è fatto un sacco di robe in questa roba. Questo episodio. Un nuovo potenziamento. Allora, facciamo. Forse più vita. Cos'è sta roba? Ma uno stun, sapete cosa? Non lo so quanto uno stun mi serva. Facciamo così.
Tanto meno tutti quei calcioni, quindi non è un problema. La prossima? Ah, è questa. Ma no, scusa, non è finita la missione, scusami. Ah, non è finita, aspetta. Oh sì. Vabbè, intanto torniamo lì. Allora, ragazzi, di cosa stiamo parlando qua? Cioè, oh, la Madonna. Ma questa non è finita sta missione? No, io finisco. Presto dovremo sapere quando... No, vedi, non è finita. Dannazione. Ok, vabbè. Dannazione. Dai, grazie. Domani dimmi lo sottotitolo. Che cosa ti è successo? Mentre portavamo di sopra tua sorella si è scatenato l'inferno. Ecco, gli hanno sparato. Però almeno non è morto, dai. Ho sbagliato e la Krugersek mi ha iniettato... No! Gli hanno riflettuto. La tua nuova amica crede che fosse la riflessione. Credo anch'io. Forza. Ma non è ancora attiva, Rebecca. Per ora non c'è alcun pericolo. Tu, che cosa avevi in mente quando hai mandato quei dannati segnalatori? Quali segnalatori? La Krugersek ora può attaccarci. Dico che il segnale non può raggiungerci qua sotto. Però ha raggiunto sua sorella appena siamo andati di sopra. La Krugersek ci ha raggiunti al volo. E io ho perso della gente in gamba. Non sei certo l'unica. Non mi avresti mai dato i progetti, no, vero? No, mi stai sulle palle. Beh, ho altri metodi per colpire le famiglie. Ricorda le mie parole. Questa fa fuori... Le loro torri non li proteggeranno. Fate. Questa fa fuori Kate. Finché la riflessione non verrà distrutta, saremo imprigionati qui. Forse so cosa fare, ma mi serve il progetto. C'è la Plastic. Vada lei e lì sarai al sicuro. Ti ci porterà Icarus. No, ma perché? Ma noi che cacchio facciamo? Usa le gallerie. E invece tu? Bella domanda. Dobbiamo andare. Venga con me. Ma perché fai mandi lui che è la riflessione? Ma fai, che cazzo dici? Adesso noi dobbiamo andare da Kate. Ehi, facci piano con quella. Non mi riconosci? Perché? Ti prego. A chi ha sparato? No. Fate. Avanti. Ti porterò via di qui. A chi ha sparato? No, penso male. Devo pensare malissimo. No! Ma chi ha sparato, Fate? Fate. Sarebbe bello che facessi visita, non credi? Abbiamo molte cose di cui parlare. E accetta le mie condoglianze per Noah. Era un uomo di valore. Non so quanto queste condoglianze siano sincere, comunque. Basta, troppa roba. Allora, qual è questa? Parla con Dove. Vabbè, comunque, ragazzi, io direi che per questo appuntamento di Mirror's Edge Catalyst abbiamo concluso. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, scrivete, noi ci vediamo al prossimo video.